Siamo ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, comune principale della provincia a 50 km dal capoluogo. La Basilica Cattedrale è intitolata all'Assunzione di Maria e a Sant'Ottone Frangipane, patrono della città. Centro culturale, Ariano Irpino è sede di due biblioteche, una all'interno del Palazzo Episcopale con circa 38.000 testi, tra i quali l'opera completa di Pietro Paolo Parzanese, e la biblioteca comunale con circa 60.000 volumi. Il castello di epoca longobarda, restaurato dopo il 2000, è luogo di ritrovo e di passeggio per abitanti del posto e turisti. Come ti chiami? Altavilla Giuseppe. Di dove sei? Ariano Irpino, in provincia d'Avellino. Che lavoro fai? Il liutaio. Il tuo motto? Lavorare con passione. Bene, Giuseppe. Allora, un mestiere sicuramente per pochi, ma anche da pochi conosciuto, quello del liutaio. E chi è questa figura? Beh, il liutaio essenzialmente è un artigiano che costruisce gli strumenti musicali a corda e a pizzico, come violini, viole, violoncelli, contrabbassi, mandolini, chitarre, e si dedica anche alla riparazione di tutta, diciamo, questa fascia di strumenti, abbracciando anche la riparazione degli archi, degli archetti che si utilizzano per suonare, diciamo, gli strumenti ad arco. Come ti è nata questa passione? Dall'amore per la musica oppure da una predisposizione per il lavoro artigianale? In altre parole, come si diventa liutai? Beh, per quanto mi riguarda, nasce da una predisposizione alla manualità, quindi all'artigianato inteso come quello, diciamo, degli albori, proprio saper fare qualcosa con le mani. E ho capito che fare il liutaio poteva essere, diciamo, il mio di mestiere tramite un corso Arte e Mestieri, si chiamava, fatto qui ad Ariano Irpino, dove ho intravisto le mie potenzialità e quelle di questo mestiere, dove ho visto, diciamo, che questo mestiere era una cosa che mi appassionava, mi piaceva, e dopo ho investito 4 anni e mezzo, diciamo, della mia vita andando in un laboratorio a fare il ragazzo di bottega, ad imparare essenzialmente questo mestiere, lavorando con il mio maestro, cercando di captare e prendere più informazioni possibili per maturare un'esperienza tale che poi mi sta permettendo di portare avanti questo mestiere. Giuseppe, mi sembra di ricordare dal tuo sito, ho visitato un po' il tuo sito online, che hai fatto scuola a Napoli, no? E quindi ti sei formato alla tradizione della scuola napoletana. Sapresti spiegare ai profani in materia se ci sono delle distinzioni tra scuole, per esempio scuola napoletana, scuola di Venezia? Sì, le differenze, oltre che per la scelta dei legni, dei materiali, perché parliamo filoni di pensiero, no? Scuole di pensiero, quindi oltre ai materiali che potevano trovare sul territorio i liutai napoletani del 700, dell'800, parliamo anche di modelli diversi, quindi di forme di questi strumenti che ogni liutaio si progettava e costruiva. E quindi io mi rifaccio a questa scuola, diciamo, napoletana, come appartenenza territoriale, essendo campano,
Quindi mi rifaccio a questi modelli napoletani per portare avanti in qualche modo la tradizione campana. In Italia ce ne sono varie scuole e ogni scuola ha le sue caratteristiche di costruzione e le sue, diciamo, peculiarità. Ecco, queste. Non necessariamente per essere liutaio o per avviarsi a questa professione bisogna essere musicisti nel senso più stretto del termine. Mi sembra di aver capito così. Quindi, a chi potresti indirizzare quest'invito? Chi potrebbe frequentare, per esempio, un possibile corso per liutaio? Chi potrebbe sentirsi predisposto a questo tipo di attività? Ma alla fine ci si avvicina alla liuteria in due modi. Il mio è stato quello partendo proprio dalla manualità, quindi dallo stimolo di voler fare le cose con le mani. In altri casi è quello che diciamo, viene dal mondo della musica, dai musicisti, no? Studiando uno strumento. Ci si avvicina al mondo della liuteria, quindi ci si appassiona a questo mondo, della costruzione anche dello strumento. Ma essenzialmente chiunque può avvicinarsi alla liuteria, avendo almeno una predisposizione musicale e una predisposizione di manualità, cioè devi almeno saper e poter utilizzare le mani, per non farti male, essenzialmente, perché utilizzi degli strumenti, diciamo, comunque pericolosi, fra virgolette, come scalpelli, sgorbie, coltelli per incidere il legno. Quindi devi avere almeno una dimestichezza con questi attrezzi, per poter, lavorare. Ecco Quindi questo. te la sentiresti di invitare i giovani ad un corso, cioè ad approfondire questa nobile arte? Ma io invito i giovani soprattutto a scoprire quello che gli piace, perché secondo il mio umile parere, cioè, bisogna provare a fare le cose per capire se si è in grado o meno. Quindi sprono i ragazzi proprio anche parlando tra amici, proprio a voler provare tanti mestieri, anche solo per hobby o per passione. Tra questi mestieri può essere che becchi quello che fa per te. Tra questo c'è anche la liuteria, c'è anche il voler essere musicista, ma anche secondo me il semplice calzolaio, cioè se lo fai con passione è un bellissimo mestiere. Quindi qualsiasi mestiere, però basta provarlo, perché se si rimane solo nella teoria e non nella pratica, poi rischi di non capire se fa per te o meno. Certo, il tuo riferimento lo abbiamo trovato tra i progetti portati avanti nell'ambito di quell'attività che è messa in essere dalla Chiesa che si chiama appunto il progetto Policoro. In che rapporto, quindi in che modo il progetto Policoro ti ha supportato, quindi la Chiesa, e come concretamente ha contribuito a realizzare questo tuo piccolo sogno? Il progetto Policoro mi ha avvicinato vedendo questo mestiere un po' anomalo per il nostro territorio, quindi la diocesi mi ha voluto come animatore di comunità per i 3 anni già trascorsi per dare una sorta di testimonianza anche al nostro territorio, alla nostra diocesi. Per dire proprio ai giovani che è possibile lavorare a casa, è possibile trovare lavoro, diciamo, nel nostro territorio, ma bisogna mettersi in gioco. Adesso vi faccio visitare il mio laboratorio. In quest'angolo accolgo i miei clienti, li metto un po' ad agio, gli faccio un caffè, dove discutiamo anche sul da farsi, casomai di un restauro o quello che c'è da mettere a posto su uno strumento. Poi quello che vedete sopra a questi menzoloni e tutti questi legni, diciamo qui vicino alla parete, sono tutti i pezzi di legno che io tengo a stagionare
e dove anche il cliente vede e può scegliere il pezzo di legno che più gli piace quando mi ordinano uno strumento. Da questa parte invece, dove il musicista prova lo strumento e abbiamo modo di capire anche l'esigenza del musicista per poi poter interpretare i gusti del musicista, quindi dove cerchiamo di mettere su l'idea del suono che il musicista vuole. Su questo banco qua faccio la verniciatura degli strumenti. Questa è una bacheca dove ci sono degli strumenti miei e altri in contovendita, e dietro ci sono degli archetti con un'altra teca degli archi, diciamo, lo stesso in vendita. Qui siamo in laboratorio dove alla fine lavoro e costruisco gli strumenti, li riparo. Questo è il banchetto dove costruisco diciamo, gli strumenti nuovi, alcuni attrezzi. È qua dove dopo vi mostrerò un po' la costruzione del violino. Rieccoci. E allora, Giuseppe, è il momento questo del tutorial, è il momento di trasmettere qualche conoscenza ai nostri telespettatori rispetto a quello che è la tua attività. E di cosa ci parlerai, cosa ci farai vedere? Beh, vi farò vedere brevemente passaggi sommari della costruzione di un violino. Bene, andiamo a vedere. La scelta del legno è una fase importante per la costruzione del violino, è una delle prime fasi di costruzione, perché determina anche la parte sonora dello strumento. Si sceglie il legno anche in base alla stagionatura, deve avere almeno una stagionatura che va dagli 8 ai 10 anni di stagionatura. Dopo la scelta del legno, si tirano fuori dal fondo le fasce per avere la stessa tipologia di legno e si piegano intorno alla forma. Ogni liutaio si fa la sua dima, diciamo, la sua forma, che, come dicevo prima, mi rifaccio a modelli napoletani, quindi alla scuola napoletana. E ogni modello determina anche la parte sonora dello strumento. Quindi si piegano le fasce tramite il piegafasce intorno a questa forma, avendo questo, diciamo, è l'altra fase, no? Già completata. Tutte le fasce piegate vicino alla forma, si estrae la forma e si ha questo contorno. Questo si va a disegnare sui pezzi di legno, sul fondo e sulla tavola, diciamo così, per tagliare poi il contorno. Questo è l'abete e questo è l'acero. Quindi vediamo che il violino all'inizio è massello, cioè un pezzo di legno ancora da scavare e da scolpire. Tutte le lavorazioni intorno al violino sono effettuate tramite scalpelli e sgorbie, quindi è essenzialmente fatto tutto a mano, con l'ausilio solo di una sega a nastro che ci aiuta nel taglio del contorno dello strumento, delle forme. Dopo la forma della bombatura si fa il filetto, che sono tre striscette di legno praticamente intarsiate nel contorno dello strumento. Questo aiuta lo strumento sia a livello estetico ma anche a livello strutturale, perché serve, se casomai lo strumento nel corso del tempo, mentre viene utilizzato, cade, aiuta nel proteggere, diciamo, delle lesioni, non permette che si rompe, cioè non permette la rottura dello strumento, anche se dipende in base al colpo, all'urto che riceve. Dopo questa fase bisogna scavare all'interno, perché è ancora pieno.
ancora cioè è pieno la... Ed è questa l'altra fase. Si scava sia all'interno della tavola e sia all'interno del fondo. Questa è l'altra fase importante, la fase degli spessori. In base agli spessori si determina anche il suono. Bisogna capire in base al tipo di legno e al tipo di suono che uno vuole raggiungere e in base un po' alla sensibilità del liutaio si fanno questi spessori. Fin quando si percepisce che lo strumento in qualche modo ha una flessibilità a tal punto che ci permette il tipo di suono che vogliamo raggiungere. Poi si disegnano le F o i fori armonici. Questi permettono la fuoriuscita dell'aria che si crea all'interno dello strumento e quindi permette la fuoriuscita del suono. Qua in questo caso vediamo già, questa è una viola, vediamo la cassa armonica già chiusa, completamente finita. Manca solo il manico, che all'inizio si parte da un semplice blocchetto di acero e in questo caso già è tagliato e modellato per poi portarlo sempre con le sgorbie in questo punto della lavorazione. Si scolpisce tutta praticamente la chiocciola e il resto del manico e va incastrato nella cassa, ecco, questa diciamo dovrebbe essere finita. L'ultimo passaggio della costruzione è la verniciatura dello strumento, che si effettua tramite una vernice che io mi autoproduco, è composta da varie resine messe insieme e con l'aggiunta di piccole percentuali di coloranti naturali. Con una sessantina di mani, perché si dà a pennello questa vernice, si ha questo effetto, questa soluzione. La vernice è molto importante anche perché deve essere un giusto compromesso tra resistenza ed elasticità di questa vernice, perché se una vernice molto dura, a parte che si scaglia, cioè si rompe, se prende degli urti lo strumento e poi blocca il suono dello strumento, quindi deve avere un equilibrio che va anche in base agli spessori che uno fa sullo strumento e in base a quello che uno diciamo conquista con l'esperienza. Poi si monta, si mettono anima che è all'interno, che è un cilindro di abete che collega tavola e fondo. E anche in base all'anima, dove posizioni l'anima, si determina il suono dello strumento. Poi si fa il ponticello e si mettono le corde. La cosa che mi dimentico è la tastiera e i piroli che vediamo neri. Possono sembrare di plastica, invece no, è ebano, è un legno molto compatto ed è scuro così, si trova in natura proprio così. Complimenti Giuseppe, grazie per questa splendida lezione che ci hai dato, no? In un mondo a noi altri profani del mestiere sconosciuto. C'è qualcosa che vuoi aggiungere, vuoi concludere, dire qualcosa ai nostri telespettatori? Ma ringrazio tutti per questa vostra visita e per i telespettatori che ci hanno seguito e poi do la mia disponibilità per chiunque vuole intraprendere questo mestiere, ma soprattutto qualsiasi mestiere che ci si mette in gioco con le proprie forze. Se io posso dare una mano, anche se psicologica, vi do la mia disponibilità, ecco. Quindi potete contattarmi e chiedere qualsiasi cosa. Grazie Giuseppe. Grazie a voi.